Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa semplicissima ma carinissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta carezza e che è fatta sia ai ferri che all'uncinetto. L'ho chiamata carezza perché il filato che ho utilizzato si chiama lo stesso mondo ed è questo della Mondial appunto che si chiama carezza. Ci sono diversi colori e io ho scelto quello con il rosa, la tonalità del verde e la tonalità del viola. Scusate, vado a leggere. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 105 metri ed è formato dal 60% microfibra PC, 30% lana vergine merino, 10% microfibra PA. Come vi ho detto, io ho utilizzato sia l'uncinetto che i ferri per lavorare le due parti avanti e la parte dietro, l'uncinetto per lavorare le maniche. Per poter realizzare questa giacchetta, che è una giacchetta taglia S, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, lavorando con i ferri del numero 7 e l'uncinetto del numero 5. In descrizione vi lascio il link al sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Ce ne sono due o tre che sono veramente spettacolari, tra cui quello tutto blu, ma anche quello sul grigio. Io però questa volta ho deciso di andare su un colore un po' più romantico, perché il nome Carezza volevo fare qualcosa di un po' più romantico e un po' anche stile retro, perché questa giacchetta ha lo stile un po' retro. Per quanto riguarda la parte lavorata ai ferri, è semplicissima. All'inizio si fa questo piccolo bordino, dove c'è anche un po' di maglia rasata e poi si lavora sempre solo a diritto e ho fatto la stessa cosa anche dietro, quindi ho creato questa sorta di bordino sul davanti e ho lavorato fino ad arrivare all'altezza desiderata della giacchetta. Io volevo che mi arrivasse poco sopra i fianchi. Poi, una volta fatti questi tre pezzi, quindi quello dietro e quelli davanti, sono andata a cucirli insieme lateralmente sulle spalle. Con l'uncinetto del numero 5 sono invece poi andata a fare le maniche e volevo una maglia con una lavorazione a stretta chiusa come la lavorazione ai ferri, quindi sono andata a fare dei semplici giri a maglie alte. Ho rifinito poi lo scolo e la parte avanti della giacchetta con un giro di maglie basse, a cui per chiudere la giacchetta ho usato questo bottone che è molto carino e sul sito trovate anche questi bottoni, ce ne sono diversi colori, quindi a seconda ecco, della lana che deciderete di utilizzare potete anche abbinarci il colore del bottone che preferite. Non ho fatto alcun tipo di bordino alle maniche, non ne ho avuto bisogno perché comunque la lavorazione è venuta rigida, quindi non dovevo né stringere né allargare, va bene così. E la cosa che mi piace di questa giacchetta è che una volta cucita e indossata crea queste punte sul davanti, vedete come se andasse un po' a scendere qui sul davanti, ma io non ho fatto nulla per fare ciò, ho soltanto cucito poco le spalle in modo tale da avere più gioco qui e qua sotto, perché se avessi cucito tutto naturalmente la parte sarebbe venuta più in alto, quindi sarebbe venuto tutto uguale, invece ha queste punte che vanno un po' sul davanti. E un'altra cosa che mi piace è che dietro non mi stringe per niente, anzi ha questo effetto un po' largo, quindi direi che è perfetto appunto per una giacchetta un po' stile retro ma al tempo stesso molto moderno. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, ho cercato di unire queste due tecniche, quindi sia quelle ferri che all'uncinetto, e se è così la desiderate di realizzarla, mi raccomando, poi le vostre foto potete mandarle o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo La Libertà di Incentare e Sferuzzare, e su Instagram mi trovate come Elsa Faccio o sulla pagina e sul canale Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacchetta io ho deciso di utilizzare il filato della Mondial Linea Carezza che è 60% microfibra PC, 10% microfibra PA, 30% lana vergine merino. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 105 metri. Il colore che ho scelto io è un colore che è molto sul rosa con un po' di spruzzi di viola, verde, rosso, quindi è un colore veramente particolare e io trovo molto carino da poter indossare in inverno. La parte dietro e le due parti avanti della giacca le lavoreremo con i ferri del numero 9. In realtà non sono ancora sicura se voglio fare proprio una giacca o se voglio fare un gilet, ma ho già deciso che se sarà una giacca le maniche le andremo a fare con l'uncinetto. Quindi ripeto, adesso noi faremo vi farò vedere il campione del motivo che andremo a realizzare e io lavorerò con i ferri del numero 9. Ho montato 10 maglie, non c'è bisogno di una lavorazione che sia pari o dispari, diciamo che vi basta per la parte dietro, visto che io voglio fare una giacchetta e comunque arriva poco prima dei fianchi. Per la parte dietro prendete le misure della
delle spalle di larghezza. Se invece la volete fare più lunga e avete i fianchi più larghi, allora prendete la misura dei fianchi dietro per poter realizzare il vostro pezzo dietro. E poi per le due parti avanti vi dirò come fare. Quindi dicevo, non c'è bisogno di avere o un numero pari o un numero dispari di maglie, quindi libera scelta di quante ve ne servono per raggiungere la lunghezza che vi serve. Io vi dico già che per il mio campione ho montato 10 catenelle e 10 maglie, ma che per la mia parte dietro ne andrò a montare 37. In seguito, una volta finito il pannello, vi dirò quanto è largo e quanto è lungo, in modo tale da farvi capire più o meno quanto mi è venuta larga la mia, e poi vi dirò davanti quanto l'ho fatto, quante maglie sono andata a mettere. Sicuramente le due parti avanti avranno un numero di maglie maggiore, perché avanti c'ho il seno, quindi dovrò farle un po' più larghe. Mettendolo insieme intendo con maglia, ogni pezzo sarà comunque inferiore al numero che ho messo dietro. Detto ciò, possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Io farò dei giri sotto che mi permetteranno di creare una sorta di bordino, ma dopo questo bordino lavorerò sempre lo stesso ferro, ossia tutte maglie a diritto. Per ora noi andiamo a lavorare in questa maniera e andiamo a fare un ferro a diritto, quindi primo ferro tutto a diritto in questa maniera, quindi molto semplice. Andremo a fare tutto a diritto. Benissimo, adesso una volta terminato il primo giro ne faremo altri 5, sempre lavorando tutte le maglie a diritto, per un totale quindi di 6 giri. Quindi vedete, giro e vado a fare il mio secondo giro facendo sempre tutte le maglie a diritto. Continuo così fino a raggiungere un totale di 6 giri. Ho terminato i primi 6 giri lavorando sempre a diritto. Settimo giro, andiamo a lavorare ancora una volta a diritto, quindi settimo giro lo lavoriamo a diritto in questa maniera. Quindi settimo giro tutto a diritto. Ottavo giro, mi giro con la lavorazione e vado a lavorare al nono giro al rovescio, quindi vado a lavorare tutte le maglie dell'ottavo giro al rovescio in questa maniera. Quindi ottavo giro tutte le maglie al rovescio. Terminato l'ottavo giro, vado a fare il nono giro e per realizzare il nono giro vado a fare tutte le maglie a diritto, quindi nono giro tutte le maglie a diritto in questa maniera. Terminato il nono giro, avendo fatto tutte le maglie a diritto, andiamo a fare il decimo giro e il decimo giro lo facciamo tutto a rovescio, quindi decimo giro tutto a rovescio in questa maniera. Bene, terminato il nostro decimo giro abbiamo fatto il nostro bordino e adesso andiamo a fare la vera e propria lavorazione, che come vi ho detto all'inizio consiste nell'andare a realizzare tutti i ferri a rovescio, tutti i ferri a diritto. Quindi adesso vi faccio vedere, vedete, qui abbiamo i nostri primi 7 ferri che abbiamo fatto sempre a diritto, l'ottavo l'abbiamo fatto al rovescio, il nono a diritto, il decimo a rovescio e adesso andremo a lavorare sempre a diritto. Una volta che avete fatto questi 9 giri, questi 10 giri, prendete il vostro segnagiri
scusate, conta giri e andate da adesso in poi a contare i giri che fate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, perché questi 10 giri sono facili a ricordarseli quando poi andrete a lavorare, oltre la parte dietro, le due parti avanti, perché si lavorano facendo lo stesso motivo, ma dovete ricordarvi soprattutto quanti giri a diritto, perché noi adesso andiamo a lavorare sempre a diritto, fate fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, per avere così il numero preciso di giri che poi dovete ripetere per fare le due parti avanti. Quindi ripetiamo, dopo il decimo giro non dovete far andare altro che lavorare sempre tutti i giri a diritto. Io vi consiglio dopo il decimo di resettare il contagiri e di rimettere a 1, in modo tale da ricordarvi dopo il decimo giro quanti giri avete fatto, oppure continuare a segnare col contagiri dopo il decimo quanti giri avete fatto. Io preferisco, quando visto che sto già lavorando la parte dietro, ho preferito resettare i 10 giri e poi andare a contare tutti i giri, i ferri a diritto che ho fatto adesso, in modo tale da essere sicura dei giri che sono andata a fare dopo il bordino. Benissimo, quindi ripetiamo, da adesso in poi lavoreremo tutti i ferri sempre solo a diritto fino alla lunghezza desiderata. Come vi ho detto, io non voglio che mi arrivi poco sopra i fianchi, quindi una giacchetta, come vi ho detto, non voglio un cardigan, non voglio un cappotto, ma una semplice giacchetta da sfruttare appunto sotto sotto qualche cappotto, quindi qualcosa di molto semplice. Benissimo, quindi questo era il nostro campioncino dove io ho fatto 10 maglie. Diciamo che vi consiglio anche a voi di fare piccolo prima un campione per capire un po' quanto vi viene largo 10 maglie, in modo tale da essere più sicure di quante maglie dovete andare a mettere per calcolare la parte dietro della vostra della vostra giacchetta. Io vi ripeto che io ho montato per la parte dietro 37 maglie e poi alla fine vi dirò quanto mi è venuto largo, quanto mi è venuto lungo e vi dirò nella parte avanti invece quante maglie sono andata a montare. Allora, montando le mie 35 catenelle, ho realizzato la parte dietro. Come vedete qui c'è questo piccolo, diciamo, bordo, mentre sopra è tutto uguale. Allora, io ho lavorato per un totale di 47 centimetri, mentre mi è venuto largo circa 37 centimetri. Questa è la parte dietro. Per la parte avanti invece sono andata a montare 20 maglie, lavorando sempre la stessa cosa. Ho fatto primi giri di tutto a diritto, 4 giri per avere un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio e di nuovo poi un diritto, e ho fatto tutto diritto, quindi per avere di nuovo la mia fascia qui, e ho lavorato lo stesso numero di giri, quindi ho lavorato 56 giri sempre a diritto, quindi ho fatto la parte avanti mettendo 20 maglie. Adesso andrò a fare la seconda parte mettendo sempre 20 maglie. Vi ricordo che noi avanti abbiamo il seno, quindi ci sta che se io dietro ho montato solo 35 maglie, avanti ne abbia messe di più per lato, quindi 20 da una parte. Adesso andrò a fare la seconda parte avanti e ne metterò altre 20, facendo sempre la stessa tecnica: primi giri tutti a diritto, i giri che abbiamo fatto per avere la parte rasata e poi tutti i giri a diritto. Ho terminato anche il secondo pezzo davanti e mi sono dimenticata di dirvi che di larghezza ogni pezzo misura 18 centimetri. Adesso dobbiamo andare a cucire. Sono ancora indecisa se fare o meno le maniche e se farle sempre con i ferri o andare a farle con l'uncinetto per cambiare un po', oppure se lasciarla così, dato che comunque l'idea iniziale era quella di creare un gilet particolare. Quindi adesso andiamo soltanto per ora a cucire qui all'altezza delle spalle e di lato. Diciamo che prima io passerò a cucire di lato, lasciando lo scalfo bello largo per vedere se mi piace come gilet, altrimenti andrò a stringere un po' di più. Quindi adesso vado a cucire e alla fine vi dirò la decisione che ho preso. Dunque, sono andata a cucire i miei pezzi e ho cucito per 9 cm sulle spalle, lasciando quindi un bello scollo, e per 29 cm qui sul basso, quindi vado a fare le maniche. Per fare le maniche però non farò con i ferri, ma userò l'uncinetto. In realtà qui ho già fatto una manica per vedere un po' come veniva e viene bene, la lavorazione non mi tira la parte lavorata ai ferri, quindi adesso vi faccio vedere come sono andata a fare le maniche. Semplicissimo, perché ho fatto tutti i giri di maglie alte, ma voglio farvi vedere come sono andata a farli qui in modo che la lavorazione non mi tirasse.
Per lavorare quindi la parte col della manica lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e mi aggancio sempre sotto con il mio uncinetto e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi una, due, 3 catenelle, che equivale appunto alla mia prima maglia alta. Per andare a fare le maglie alte successive, io vado qui dove ho, diciamo, non dove avete questa parte alta, il rilievo, questo pippiolino, se vogliamo, così vogliamo chiamarlo, ma qui, quindi vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto il pippiolino, vado direttamente nella parte che mi separa questi due, diciamo, pippiolini, non so come chiamarli, e vado a fare un'altra maglia alta. Questa è per avere la larghezza uguale a quella alla scafo. Se voi avete bisogno di allargare un po' o di stringere un po', allora se dovete allargare andate a fare una maglia alta anche qui dove abbiamo la parte di rilievo della lavorazione. Altrimenti, se dovete andare a stringere, io vi direi di fare prima un giro normale come lo sto facendo io e poi di fare qualche diminuzione andando a fare due maglie alte chiuse insieme. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, quindi non vado dove ho la striscia in rilievo, ma qui, e continuo così per tutto il mio primo giro. Molto semplice, perché faremo sempre un giro solo ed esclusivamente di maglia alta, perché voglio questo giacchino che sia molto coprente. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, alla fine vi dirò quante maglie alte ho ottenuto. Allora, sto per terminare il primo giro, ho fatto 24 maglie alte, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima e adesso vado a lavorare normalmente andando a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta e continuo così per tutta la lunghezza della mia manica. Io voglio una manica lunga che mi arrivi fino al polso, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro per arrivare quindi ad averlo fino al polso, e poi deciderò che bordino fare intorno a tutto allo scollo della mia all'apertura della mia giacchetta, sotto no, ma soltanto lateralmente intorno allo scollo. Deciderò, penso che farò un semplice bordino di maglie basse o un ventaglio, devo ancora decidere, ma naturalmente vi farò sapere. Allora, ho ripetuto il motivo giro di maglie alte per un totale di 35 volte, sia da questa parte che naturalmente nella parte opposta. E poi sono andata a fare un semplicissimo giro di maglie basse attorno a tutto lo scollo, però soltanto qui in alto dove ho lo scollo appunto e nella parte laterale, lasciando invece sotto aperto, cioè quindi senza giro di maglie basse sotto, solo lateralmente, e sono andata ad aggiungere poi un piccolo bottone qui per chiudere la giacchetta, ma in realtà voi potete metterne anche di più e in quel caso io vi suggerisco di fare più giri di maglie basse in modo da creare anche le asole e fare in modo di metterlo per tutto il vostro, per la vostra giacchetta. Per me una sola un bottone basta, perché sapete che non amo che si chiude del tutto, quindi perfetta mettendoci soltanto questo bottone, che trovo veramente adorabile, ha questo effetto con le onde che quindi si addice perfettamente a questo effetto del punto che abbiamo utilizzato. Quindi anche la nostra giacchetta è terminata.